Ciao ragazzi, bentornati nel canale. Oggi ritorniamo con un video della serie Impariamo dai grandi batteristi. Se vuoi vedere altri video simili a questi, ti ricordo di andare a cercare la playlist nella quale sono contenuti tutti questi video. Più nello specifico, oggi voglio parlarvi di un gruppo davvero interessante suonato da Aaron Mellegard, per chi non lo dovesse conoscere, batterista del mitico trio Dirty Loops, che secondo me sono bravissimi. Il gruppo in questione si trova all'interno della loro cover di Thriller di Michael Jackson, secondo me meravigliosa, arrangiata molto bene soprattutto dal punto di vista ritmico, per noi è molto interessante sotto quell'aspetto. E quello che adesso voglio fare è farvi sentire il punto in questione dove c'è il groove, che secondo me è molto molto interessante, però ve lo dico già, non è facilissimo, quindi prendetevi un po' di tempo per capirlo. E difatti quello che faremo dopo averlo ascoltato è analizzarlo e impararlo insieme. Vamos! Quindi Dirty Loops Thriller con ospite il mitico Corey Wong. Andiamo ad ascoltare il groove in questione partendo un po' prima, quindi ancora dal ritornello, che così riconoscete il pezzo. Riconoscete il pezzo? Ok, ora arriva. Questo. Questo è il tempo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Interessante ad esempio la cassa. La cassa, ma soprattutto la cosa interessante, ora torno indietro per farvelo sentire, è il ride che fa una pulsazione 4 su 3, dopo vi spiegherò. E si sente praticamente che la campana, l'accento, si sposta ogni volta. Questa è la campana. E questo è il tempo. 1, 2, 3, 4. Secondo me veramente molto bello, come detto non facile, però adesso lo guardiamo insieme. Allora, la velocità di questo groove è intorno ai 131 bpm, noi inizialmente lo guardiamo intorno ai 110, non partiamo subito alla velocità, diciamo, del brano. E partiamo dal fulcro. Allora, come avete sentito, poi vi lascio qui sotto la partitura, lo costruiamo pezzo per pezzo, che sennò diventa un po' difficile. Quindi per prima cosa suoniamo il Charleston a pedale a quarti, che fa un po' da metronomo, che effettivamente fa anche Aaron. Quindi molto semplicemente, mettendo il metronomo, sarebbe così. Molto semplice. Poi arrivano già i primi problemi, se così vogliamo definirli in modo simpatico. Dobbiamo aggiungere questo ride che fa un gruppo di 4 sul 3, perché il groove in sé è basato sulle terzine. Allora, perché gruppo di 4 e non di 3? Adesso ve lo spiego. Allora, in realtà con ride suoniamo 3 note. Quindi, 2 note sul ride suonato con la punta pieno e una nota sulla campana, quindi in realtà sono 3 note. Ma perché gruppo di 4? Perché prima abbiamo una pausa, quindi abbiamo pausa, 2 note così e una sulla campana, quindi praticamente andremo sempre a mettere dentro una pausa tra le 3 note, quindi quindi suonerà in questo modo, ve lo faccio sentire che magari vi è più chiaro. La cosa particolare appunto che parte dopo un ottavo di pausa, di terzina di ottavo di pausa, quindi non parte
ma parte. Se vi aiuta potete pensare al Charleston come pausa. E come vedete la campana arriva sul Charleston dopo. Un po' tricky ma molto interessante. Ve lo faccio risentire. Il passo successivo, ragazzi, è quello di suonare il rullante sul terzo movimento. Il groove è basato su due battute, quindi sia sulla prima che sulla seconda battuta abbiamo un bel rullante deciso sul 3. Ora manteniamo sempre la stessa figura e dopo aggiungiamo il rullante, così almeno prendiamo un po' di rincorsa, se così vogliamo chiamarla. Ora dovreste iniziare a sentire un po' come gira il groove. Sentite che è veramente particolare, si creano delle poliritmie. Sentite il 4 da una parte, il 3 da quell'altra, abbiamo il rullante sul terzo movimento, quindi è decisamente particolare. Ora, l'ultimo vero step che dobbiamo oltrepassare è quello della cassa, che è inserita in dei posti un po' balordi. Quello che vi consiglio di fare per semplificarvi la vita è di ascoltare quello che fa il basso. Se lo memorizzate sarà più semplice per voi suonarla nel posto giusto, nel momento giusto, oppure potete leggere la partitura che vi lascio qui sotto. Non è assolutamente evidente, però se vi mettete lì con un po' di calma riuscirete sicuramente a comprenderlo. Quello che faccio adesso è farvi sentire il risultato finale. Come vedete, però, prima di suonare abbiamo sempre dei doppi colpi di cassa, quindi le casse vanno sempre a gruppi di due. Ce l'abbiamo tra il primo e il secondo movimento, nel quarto movimento, secondo e terzo ottavo della terzina, subito dopo ancora secondo e terzo ottavo della terzina, primo movimento, e poi stessa cosa in fondo. Quindi abbiamo sempre questi doppi colpi di cassa che devono andare a incastrarsi con il Charleston suonato pedale e con gli accenti di ride. È un casino pazzesco le prime volte, quindi vi consiglio di farlo lentamente. Se c'è un punto in cui vi bloccate, state solo su quel punto fino a quando vi viene giusto. Per farvi capire meglio come vanno inserite le casse, lo costruisco piano piano. Quindi parto da Ride Charleston, aggiungo il rullante come ho fatto prima e poi aggiungo i colpi di cassa. Vamos! Come avete sentito, non è assolutamente evidente, andare a lavorare sui dettagli è fondamentale. Pure a me ogni tanto esce ancora impreciso, per assurdo è quasi più difficile farlo lentamente perché si va a perdere un po' di equilibrio tra i pedali e appunto le bani, le bacchette. Quindi partite ovviamente lentamente, però se riscontrate questa cosa potrebbe essere normale. Non vuol dire che bisogna farlo solo velocemente, anzi, fatto lentamente è quasi più importante che fatto alla velocità originale. Come detto, questo groove adesso l'ho fatto a 110, ora ve lo faccio sentire a 131, che grosso modo è la velocità originale.
quello che potete fare per dare un po' di pepe al groove è anche aggiungere qualche ghost notes al rullante. Secondo me può essere un elemento aggiuntivo molto interessante, cosa che lo stesso Aaron mi sembra faccia. Non è evidente trascrivere groove di questo tipo, ma è molto interessante perché si va a capire come costruire dei groove in modo originale utilizzando delle poliritmie, quindi più ritmi all'interno dello stesso groove o della stessa misura. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Io mi sono divertito davvero tanto a trascrivere e a imparare questo groove, perché io stesso non lo sapevo. È particolare, però molto interessante, può permettervi di migliorare quella che è la coordinazione sicuramente, perché appunto ogni elemento fa un ritmo, una pulsazione ritmica diversa. Se il video ti è piaciuto e soprattutto ti è stato utile, ti invito come sempre a lasciare un like e un commento. In questo modo mi supporterai per quanto sto facendo qui su YouTube. E inoltre ti invito ad iscriverti al canale attivando la campanellina per rimanere aggiornato ogni qualvolta pubblico qualcosa di nuovo. E se vuoi seguirmi più nel quotidiano, ti ricordo che sono presente, bene sì, anche su Instagram. Ci vediamo al prossimo video, ciao!